Buongiorno, oggi ci occupiamo della Scuola Internazionale di Ricerca della Fondazione Mach, perché si è concluso per 13 nuovi dottori di ricerca il percorso di studio durato 4 anni. Andiamo a vedere. Di un lavoro realizzato da un dottore della Scuola di Ricerca premiato dalla Società Entomologica Italiana. Una ricerca che ha riguardato i meccanismi olfattivi di alcuni lepidotteri infestanti. Siamo con Alberto Maria Cattaneo del Centro Ricerca e Innovazione. Che cosa ha riguardato la ricerca? La mia ricerca è stata focalizzata sull'identificazione e caratterizzazione di recettori coinvolti nelle percezioni olfattive e nelle percezioni chemestetiche di questi lepidotteri infestanti. Quali lepidotteri? La Carpocapsa del melo e la Tignoletta della vite. E che cosa avete scoperto? Abbiamo isolato questi recettori e siamo riusciti ad orfanizzarli, quindi trovando i legandi principali di questi recettori, le molecole emesse dalle loro piante ospiti piuttosto che dalle femmine della loro specie. E siamo riusciti a validare anche con degli esperimenti a livello comportamentale ed elettroantennografico l'attivazione dal vivo del sistema olfattivo di questi insetti. Qual è quindi l'utilità di questa ricerca, spiegando in maniera molto semplice? L'utilità è la messa a punto di nuovi sistemi di controllo basati sull'olfatto, innovativi per poter combattere questi insetti. Grazie Alberto Maria per queste preziosissime informazioni. Da San Michele è tutto, l'appuntamento con la Fondazione Mach torna la prossima settimana. Arrivederci.